Ciao raga, siamo a San Martino di Castrozza, il bike park si chiama Bike Arena, guardate un po' dove siamo, adesso sono un po' coperte le pale, ma siamo in uno dei posti più belli che la Gravity School abbia mai visto, loro sono i nostri corsisti, la maggior parte se n'è andata, davanti ci abbiamo Delpo che è un nostro nuovo acquisto, vi facciamo vedere una discesa molto bella. Allora, qui innanzitutto parte che... Oh, vai piano! Per tempo, per il nostro nuovo acquisto. Vai piano! Delpo! Se parti così non ci arrivi fino in fondo, capito? Stai sereno! È giovane il ragazzo! È molto molto emozionato e quindi vedremo di non far cagate, anche perché questo è un posto che purtroppo non ti lascia via di uscita, come vedete anche qui è veramente, non è un bike park per tutti assolutamente, meno male che l'abbiamo venduto come corso ride and jump e quindi se mi senti che mi perdi, ok, rallenti, ok? Vai, vai, adesso. Meno male che era un corso ride and jump e non un corso base, perché sennò ci saremmo messi le mani nei capelli. Oggi è il terzo giorno che giriamo, perché venerdì siamo venuti qua a guardare le linee. Ieri abbiamo girato come degli assassini, oggi pure. Adesso sono le 5 del pomeriggio, nel bike park non c'è anima viva, siamo belli cotti, con la panza più piena che più piena non si può, come sempre, quindi cerchiamo di regalarvi un bel momento senza esagerare troppo. Delpo per ora sta andando molto bene, non pisciare fuori dalla tazza, mi raccomando. Questo è un pezzo che benedirete, perché vi fa tirare una... Ah, t'abbiamo visto che pisci, eh? Oh, oh, non è che devi rilanciare, cazzo. Questo c'ha 20 anni, 25 anni. Quanti anni hai, Delpo? Eh? 27. Dai, dai, pompalo! Pompa, pompa qua! Che figata! E qua raga entra uno dei pezzi più bastardi di... Madonna, fatemi concentrare. Delpo è andato di là, io di qua, vediamo chi esce. Più o meno. Dai, sei andato bene Delpo! Sei andato molto bene! Abbiamo fatto due linee diverse, cioè la figata di sto posto è proprio la quantità di linee che ci sono da fare, e sono una peggio dell'altra, vai bro, una peggio dell'altra, anche qui si sgheppa via, mica i ferri in mezzo ai ferri da stiro, porca miseria, guarda, esagerato. Ciao qua. Abbiamo le gomme gonfiate, io sto girando a 2-2 dietro e 2 davanti, cioè una roba allucinante, perché sennò anzi speriamo di non bucare, qua si salta e si aggancia l'altra. Figa ragazzi, non molla un attimo, qua si sdoppia e si atterra. Madonna, che roba! Lui va di là, io sbaglio, vado di qua, qua mi prende e qua lo riprendo. Facciamo tutte e due la linea piccola, qua scoppi,
Gheppi, sgheppi qua piano, perché se no muori qua. Io salgo e taglio giù di qua, dritto. Ho sbagliato qua. Non ti preoccupare. Madonna ragazzi, ma che cazzo di radiciaia è? È una cosa fottutamente punitiva. Vai bro, non andare alla morte. Questo è un altro pezzo ultra bello. Lui non sgheppa, mi toglie la visuale. Qua, raga, che roba, che emozione. Porca miseria, qui un piccolo rischio l'ho commesso, perché appena fatto due gocce e quindi qualche radice è bella incazzata. Se tira il bastasio, quindi al bivio a destra. Scusate. Ok, qua entriamo. Questo sì, bellissimo. Io faccio un'altra traiettoria e gli mangio un metro. Però non ti sentire pressato, stiamo andando bene bro, non tirare troppo. Qua molto bello sto pezzo, guarda sto pezzo, ripidissimo. E questo è super figo, super figo. Io vado via dritto e vediamo se è più o meno, sì, forse più uscita qua. Questo è fighissimo di salto, bello, bellissimo. Questo è un po' corto, diciamo, perché alla velocità nostra non lo puoi pompare, se no ti muori in due. Ho la milza grossa come quella di una scrofa adulta. E questo c'ha ancora voglia di whipparsi. Ok, qui usciamo sulla strada e se Dio vuole abbiamo un secondo di ripiglio, quindi uno. Dietro abbiamo un corsista, Giulio, che ha due coglioni grossi come una casa, perché raga, noi ci abbiamo le DH. Lo zio c'ha una transition da 26 enduro che la scanna come una maiala ed è veramente un grande. Questa curva è fighissima, questo è il pezzo figo, dai pompa! Qua ragazzi, lo maestro ci aveva la linea della morte in mente. Quello lì è uno dei pezzi più fighi perché te lo puoi fare tutto in tre salti. Oh, adesso che mi hai fatto da aratro nel pezzo più figo, non ti mettere a pedalare qua, e io sto anche parlando, se no arriva la lettera di richiamo. Mi sta alto, io sto basso, lui esce più veloce, io più o meno uguale, il ragazzo c'è. Tiriamo un po' il fiato e via ancora la fiesta. Dicevamo, un bike park tosto, che va bene per allenare gente che seriamente fa DH, ma proprio seriamente. Bravo che se lo sgheppa. Questo non è da prendere troppo veloce, perché sennò ci butti un'inflattata. Ah, guarda il bastardo dove ha tagliato. Questo che pino. Ok. Ci dovete almeno stare. Cioè, venire qua un giorno, a mio avviso, ha poco senso, perché
ci sono troppe linee e quindi non ce la fate a memorizzare tutto. Io per esempio, se devo dirvela tutta, fermati frate, se ve la devo dire tutta, grande, adesso inizio a girare un po' morbido. Quindi da Luca Delpo Giulio. E Giulio, yeah! San Martino! Abbiamo menate!